Cosa di meglio? Partono gli 800, speriamo che il vento torni ad essere bonario, quindi quel metro alle spalle per poter poi aspettare la gran gara di finale dei 100 metri, e siamo con questi 800 Serie A in cui qualcosa di assai più che discreto salterà fuori, perché c'è il campione del mondo e c'è il terzo dei mondiali, oltre che campione olimpico. Solo per dire, Saladino 8,57 la punta, seconda misura al mondo quest'anno, 7 gare la media di 8,44. Andiamo sugli 800. Ecco, subito dopo la fine di questi 800, comunicazione anche di servizio, quella pausa di una dozzina di secondi pubblicitaria. Ecco, Yuri Bozhakovsky è stato costretto a trovare delle scarpe, perché riusciamo sempre a fare di queste figuracce. A Fiumicino gli sono state sottratte le scarpette chiodate. Nell'avvicinamento qui gran bel pubblico a Rieti oggi, pubblico capace di incitare tutti, non di fischiare inni altrui, peraltro non ci sono inni altrui, sono pagine che di sportivo hanno poco e fanno male a chi è concittadino di chi fischia. Partiti forte, Franco, partiti molto forte, molto forte. C'è Sammy Tangui, Yuri Bozhakovsky, anche Yusuf Saad Kamel o Gregory Concella, che è stato solo semifinalista, Amin Lalou, sesto delle finali, Manuel Olmedo, semifinalista, quinto in semifinale, il sesto Dimitris Milkiewicz. Qui c'è Sammy Tangui che va fortissimo, e poi c'è Alfred Kirwayego, il campione del mondo. 25,82 e 200 e ora i 400. Dimitris Milkiewicz, il lettone, semifinalista. Abraham Chepkirwok, l'ugandese, 50,42 per la Lepre, gli altri sono un po' dietro, quindi molto bene ma non benissimo. La Lepre è andata forte, c'è anche Ali Belal Mansour, l'atleta del Bahrain che è stato finalista undicesimo nei 1500. Michael Rimmer, sesto semifinalista negli 800, stesso discorso, semifinalista ma terzo Dmitry Bogdanov. Va ancora avanti Sammy Tangui con facilità d'azione, e adesso siamo ai 600, in cui grosso impegno già. 1,17,24 e c'è Ali Belal Mansour, e poi c'è Amin Lalou, il marocchino, poi con il 25 c'è Alfred Kirwayego, il campione del mondo. Sta arrivando anche Bozhakovsky, prova a spingere ancora e lo fa. Ali Belal Mansour, sta arrivando Kirwayego, ma poi anche chi arriva, Kamel va a vincere per 1,44,03, grande risultato tecnico per questa gara, con Ali Belal Mansour, l'atleta del Bahrain di origine keniana, reduce dai 1500 ai campionati mondiali, dove era stato undicesimo, è andato a precedere un altro deluso dei campionati mondiali, e cioè l'atleta adesso del Bahrain, Yusuf Saad Kamel, a sua volta di origine keniana, che con facilità di corsa impressionante va a precedere Alfred Kirwayego, il campione del mondo. Allora 1:44,02 il tempo ufficiale. Quarta prestazione mondiale dell'anno per Ali Belal Mansour, il giovanissimo di Bahrain, ex keniano. Poi Yusuf Saad Kamel, a sua volta ex keniano, Gregory Concella, 1:44,11. Poi Alfred Kirwayego, il numero 25 che qui vediamo. Lo ricordavamo a Grosseto ai campionati mondiali juniors del 2004, non essere capace neanche di conoscere i comandi, cioè ai vostri posti, per carità, in Italia poi il pronti via, ma sulla i vostri posti partiva già e veniva fermato dai giudici anche sorridendo un po'. Il miglioramento di Simone Collio però ci fa capire che probabilmente ha fatto un po' alla Bubka. Ti ricordi che Bubka migliorava di un centimetro per volta, e adesso siccome ti pagano il record una volta sola